Ecco il DC-9 dell'Aeronautica Militare che atterra all'aeroporto di Lamezia Terme proveniente da Roma. Tra poco vedremo aprire il portello del DC-9. Ci sono ad attendere il Sommo Pontefice, tutti i vescovi della Calabria. Con in testa l'arcivescovo metropolita Monsignor Sorrentino. Ecco la bellissima figura del Papa che si affaccia e scende la scaletta dall'aereo. Da qui a qualche minuto, Karol Wojtyla ripeterà il suo gesto, quello di baciare la terra dove arriva. Purtroppo per alcuni motivi non è possibile far vedere questo momento. Ecco che il Papa, accompagnato dalle autorità, dal Ministro De Vito, Ministro per il Mezzogiorno, dal Presidente del Consiglio Galati, dal Presidente della Giunta regionale Dominianni, dal Sindaco della Lamezia Terme Ventura e da tutti i Vescovi, ecco che il Papa incomincia ad avere il primo impatto con la gente di Calabria. Qui vediamo che adesso il Papa prenderà in braccio un bambino. Il Papa ama in un modo particolare i bimbi. Ecco un rituale di Papa Wojtyla. Fratelli e sorelle, sento il bisogno di andare col pensiero e col cuore al di là dello spazio di questo nuovo aeroporto, segno eloquente di proiezione verso il futuro, per accogliere in un unico abbraccio l'intero popolo calabrese, salutandolo fin d'ora affettuosamente. Sono esattamente le 11:52 quando l'elicottero che reca a bordo l'Augusto Pontefice sta volteggiando nel cielo di Serra San Bruno. C'è stato un po' di ritardo alla partenza dalla Lamezia Terme e quindi il ritardo ha delle ripercussioni un po' su questo itinerario relativo alla prima giornata. L'elicottero, dicevamo, sta volteggiando nel cielo di Serra San Bruno e di qui a poco dovrebbe posarsi sul terreno del campo sportivo, anch'esso messo a nuovo in fretta. Era ripartito l'elicottero dalla Lamezia Terme poco o dopo le 11:35 con un po' di ritardo, dicevamo, ma i ritardi in Calabria sono ormai abitudinari. L'elicottero del Papa sta appunto scendendo,
dicevamo che alla media terme il sommo pontefice si è rincontrato con il metropolita Monsignor Sorrentino, il vescovo di Nicastro Monsignor Rimedio, il sindaco Ventura, il ministro per il soggiorno. Ecco, è chiaro che ci sono delle difficoltà enormi per riprendere questa scena e anche il nostro operatore è in grosse difficoltà. Comunque, ripetiamo, si tratta appunto dell'arrivo del quinto Papa in ordine di tempo qui in Calabria, dopo Costantino, dopo Urbano II, dopo Callisto II ed Alessandro III. Giovanni Paolo II giunge in Calabria in un momento di tensione per il mancato decollo socio-economico della regione e quando sono decine e decine di migliaia i disoccupati e di sottoccupati. Troverà ad ogni modo in Calabria una regione tirata a lucido con strade asfaltate, con sterpaglie trasformate improvvisamente in giardini. Ecco, in questo momento il prefetto di Catanzaro si avvia appunto alla scaletta dell'elicottero dove da qui a poco dovrebbe appunto scendere il sommo pontefice. Dicevamo che la gente è già dalle prime luci dell'alba un po' qui in tutta la zona per questo importante quanto storico appuntamento. La gente che certamente applaudirà da qui a poco il sommo pontefice, anche se non ha la certezza, soprattutto per i giovani, manca la certezza del domani. La macchina che dovrebbe, la jeep che dovrebbe appunto portare il sommo pontefice, sta già approntandosi proprio qui, a non più di pochi metri dove è il nostro punto di postazione, mentre assieme all'operatore Cesare Scorza Rotundo attendiamo questo momento che è senz'altro un momento suggestivo. Anche le pattuglie della polizia stradale fanno ala, si preparano a far ala al passaggio del corteo. Ancora non si vede il sommo pontefice, si sta approntando un po' tutto, un altro elicottero intanto sta per giungere, anzi altri due elicotteri che hanno fatto un po' da scudo. Ecco il sommo pontefice, sono esattamente le 11:56 quando il sommo pontefice appunto impartisce la prima benedizione qui a Serra San Bruno proprio dall'alto dell'elicottero. Ecco il sommo pontefice scende la scala, alle sue spalle l'arcivescovo di Catanzaro Monsignor Cantisani e un dopo l'altro tutti gli altri prelati, mentre ripeto c'è un entusiasmo indescrivibile. Il sommo pontefice, attorniato dai prelati, si avvia gradatamente verso la jeep che dovrà poi condurlo in questo viaggio. Già ha incominciato ad avvicinare, ad abbracciare qualche fanciullo che reca un mazzo di fiori, fascio di fiori, primo che ha ricevuto qui a Serra San Bruno, mentre dicevo c'è un'atmosfera davvero emozionante. L'entusiasmo della folla è notevole, sono a migliaia i cittadini che si sono riversati lungo la zona dalle prime ore, dalle prime luci dell'alba. Una giornata tutta in onore del Papa, di questo Papa che sta strabiliando tutti, che sta entusiasmando tutti per il suo modo di vivere, per il suo modo di operare, per il suo modo di interpretare il suo ruolo. Un Papa che va a Cilente Pertini, ma che poi si reca anche in questi paesi del sud, abbandonati da tutti. Scuole ed asili chiusi, uffici chiusi, una giornata, dicevamo, tutta in onore del Papa. Sommo pontefice a pochi passi da noi, che benedice applaudendo la folla
è un momento indescrivibile di entusiasmo. Sommo Pontefice che ha fatto un viaggio per giungere qui in Calabria, ora viene salutato dopo aver ricevuto l'omaggio appunto di prodotti della zona. Ma la santità vostra. E l'arcivescovo di Catanzaro, vescovo di Squillace, che porge il saluto all'illustre ospite. Del cuore della Calabria, a Serra San Bruno, nella diocesi di Squillace, e appunto a nome della chiesa che è a Squillace, porgo il saluto più entusiastico e soprattutto sostanziato di fede. Vi accoglie, beatissimo padre, una diocesi che è tra le più antiche della Calabria e in tanti secoli di storia ha vibrato di una sola passione, la romanità. I suoi pastori, uniti ai presbiteri e al popolo, in tempi difficili si sono distinti per la loro fedeltà alla sede apostolica. Basta ricordare il vescovo Gaudenzio che nel 465 sottoscrisse gli atti del sinodo romano indetto da Papa Ilario e il vescovo Zaccheo che nel 553 nella controversia dei tre capitoli ebbe il coraggio di schierarsi con Papa Vigilio contro l'onnipotente Giustiniano. Ma va anche ricordata la sollecitudine che determinarono spesso le decisioni dei rappresentanti pontifici al Concilio di Trento. Ma con la romanità un'altra nota distingue questa chiesa di Squillace, la santità, che trova i suoi campioni oltre che nel santo Certosino, nei beati Francesco da Zumpano e Antonio da Olivali, nel canonico Caruso di Gasperina e nel servo di Dio Carlo a Milano. Vi presento, viadissimo padre, una diocesi che vive ed operosa con i suoi 120.000 abitanti, 70 parrocchie, 90 sacerdoti, floride comunità religiose, santamente orgogliosa di aver sempre dato alla Chiesa, con un seminario tra i primi fondati in Italia, numerose vocazioni sacerdotali e di nutrire una particolarissima devozione alla Madonna venerata in tanti santuari, i cui titoli delle Grazie e di Montestella, del Ponte e di Termini, della Luce e della Pietra, della Sanità e della Consolazione cantano la storia di un popolo che cammina nel nome di Maria Mamma Nostra.
appartiene ai albanesi, no agli albanesi, allora devono spiegarsi bene. Ecco l'elicottero che è stato inquadrato dal nostro bravissimo regista Mimmo Macaria, trasformatosi in quel giorno in operatore, è riuscito a riprendere l'aereo mentre appare appunto nel cielo di Catanzaro. Ecco l'aereo, ecco l'elicottero papale, ecco qui a terra Catanzaro Sala, le autorità sono qui ad attenderlo, tra cui c'è il sindaco della città di Catanzaro, avvocato Marcello Furriolo, c'è l'arcivescovo Monsignor Cantisani, adesso il Papa, dopo che saluterà la folla che sin dalle 4 del mattino aveva preso posto attorno al campo sportivo di Catanzaro Sala, salirà sulla sua GP bianca, ecco, vediamo che il Papa già inizia a percorrere via Lucrezia della Valle, poi attraverso via De Filippis raggiungerà Corso Mazzini, dove c'era già la nostra prima postazione installata nella prefettura. E a proposito, in tale occasione mi corre l'obbligo di ringraziare il prefetto di Catanzaro. Ecco il corteo papale che sta imboccando via De Filippis, sullo sfondo vedete il ponte della Fiumarella. Questa strada di recente costruzione è una strada di accesso a Catanzaro, una strada principale. Ecco qui il Papa tra poco ha imboccato il ponte dove c'è il motoragipi. Ecco qui siamo a Corso Mazzini e il Papa... Salutare questa folla applaudente. Ora non si vede... Ora le staffette della Polizia Stradale, il Papa viene segnalato a San Giovanni. Ecco ancora le staffette della Polizia Stradale, siamo ripeto qui nella postazione di Piazza Prefettura ed ecco lontano l'immagine del Sommo Pontefice nella sua Jeep, ecco, procede lentamente per Corso Mazzini diretto al Duomo. Bene, lentamente, ecco, sulla Jeep, come avete la possibilità di notare, Sommo Pontefice che benedice la folla. È una giornata memorabile anche per la città di Catanzaro, per la popolazione che si è riversata sulle strade dalle prime ore del mattino. Il Papa lentamente è all'altezza di Corso Mazzini, proprio vicino al Galluppi. Ecco, avete la possibilità di notare l'immagine, la sagoma del Sommo Pontefice,
Più che le parole sono le immagini e dimostrano l'entusiasmo di questa città al suo primo impatto con il Sommo Pontefice. È la prima volta che un Papa viene a Catanzaro, anche se nei secoli passati ne sono stati segnalati quattro. Ecco, il Sommo Pontefice benedice la folla audente proprio qui all'altezza del Palazzo delle Poste, un'immagine davvero significativa. Il Papa è qui a Piazza Prefettura, sta per raggiungere, mentre sta benedicendo, ecco, proprio all'altezza della Basilica della Immacolata. Alle sue spalle l'arcivescovo Monsignor Cavidisani, che ha seguito la visita del Sommo Pontefice. Ieri ricca di sole e povera di risorse, il riferimento era la Calabria, purtroppo oggi alla mancanza di risorse manca anche il sole, ma un altro sole si sta avvicinando a noi, è quello del Santo Padre, che già da lontano voi vedete, il Papa è qui da noi e anche il telecronista, amici telespettatori, è emozionatissimo. Ve grande entusiasmo nella piazza del Duomo, scorgiamo molte autorità. Le immagini che vedete parlano da sole, l'entusiasmo è enorme, le campane suonano a festa e il Santo Padre, amici telespettatori, che è qui con noi. È con noi per darci fede, speranza in un domani migliore, il sole e soprattutto le risorse, risorse di carattere economico, risorse di carattere sociale, quelle risorse che non ci sono state, quelle risorse che da oggi in poi speriamo ci siano, soprattutto nei nostri animi, nel nostro cuore. Il Papa sta entrando nel Duomo dalla porta principale, quella che usualmente la gente mai usa, scusate il bisticcio di parole, sta entrando nel Duomo, un Duomo che è stato ricostruito nel 1960, la porta principale, quella che usualmente la gente mai usa, scusate il bisticcio di parole, sta entrando nel Duomo, un Duomo che è stato ricostruito nel 1960, il precedente era stato distrutto dalle bombe della guerra. Ecco un'altra nota meditativa, in chiesa, nel Duomo, pregherà per tutti noi, inginocchiato alla tomba di San Vitaliano. Lo vogliono toccare, vedete quelle mani protese, vedete? Il Papa continua a camminare tra la gente, sta un po' lontano, si avvicina molto quando vede dei bimbi. Ci sono lacrime di gioia, è una festa. Una grande festa, amici telespettatori, una festa incredibile, una gioia incredibile, un entusiasmo. Basta la visione, una visione che dice tanto. Dice tanto per tutti noi, per la gente. Sembra che il Papa voglia andare lentamente e a piedi da Piazza del Duomo a Piazza Prefettura.
gli amici della postazione di Piazza Prefettura si tengano pronti. Gli elicotteri continuano a sorvolarsi, le chiese continuano, la chiesa, le campane della chiesa continuano a scampanare a festa. Gli amici telespettatori, veramente incredibile la visita del Papa, come riesce a mettere su, ad entusiasmare, ad emozionare. A renderci partecipi di un sentimento che era riposto in questa città che sembrava all'occhio di tutti una città superficiale e che invece dimostra oggi, così come lo ha dimostrato nella visita di Pertini, dell'altro grande presidente, nella visita di Pertini, dicevamo, un sentimento riposto, una grande manifestazione, un grande entusiasmo. La Jeep del Papa si è fermata proprio all'altezza del palco, che è stato già occupato appunto dalle autorità, dagli amministratori comunali, di quelli provinciali, di quelli regionali, quindi dovrebbe in questo modo procedere la seconda fase, dopo quella di Piazza Duomo, la seconda fase qui in Piazza Prefettura. Il Papa in questo momento, come avete la possibilità di guardare attraverso i teleschermi, si è avvicinato un po' a un gruppo di bambini che ne abbraccia alcuni, li tiene un po' tutti stretti, ed è questa una scena che si è ripetuta sia ieri a Serra San Bruno sia oggi nella nostra città. Ancora è fermo, ora si avvia lentamente verso il palco, sempre salutato dalla folla. Una folla strabocchevole, una folla che sta cercando un po' di spazio proprio per guardare, per ammirare il sommo pontefice. E così sta avvicinando ancora a salutare vecchietti, bambini, un po' tutti, ed è questo, ecco, in questo momento ha baciato un bambino, ma sono in tanti che vorrebbero avere questo impatto col Papa, e poi ne sta baciando qualche altro, ancora è tra i bambini. Vorrei il numero della signora, dovrebbe essere tra qualche minuto appunto sul palco. Al suo fianco c'è l'arcivescovo di Catanzaro, Cantisani, che lo ha accompagnato sin da ieri. Sta salendo le scale e in questo momento quindi è arrivato proprio sul palco il primo Papa, dicevamo, che giunge nella città di Catanzaro. Gli altri erano venuti nelle tre province, ma mai avevano toccato la città di Catanzaro. Ora c'è l'incontro col primo cittadino e quindi successivamente dovrebbe esserci proprio il saluto del primo cittadino. Ora c'è anche il presidente del governo regionale Gnani. Ecco, il Papa saluta la folla, con lui c'è l'arcivescovo di Catanzaro Cantisani. Ora saluta ancora la folla sui balconi. La città, inutile dirlo, si è trasformata, si è vestita a festa, ha coperto subito un po' tutte le sue brutture, tutto è in ordine, tutto è alla perfezione. Il Papa sta benedicendo la folla e come dicevamo, un po' dappertutto, sulle terrazze e anche sui cornicioni, anche se c'è un po' di pericolo soprattutto nella zona del Palazzo delle Poste, ma ripeto, è un'occasione unica per poter vedere il Papa, per poter essere a lui vicino, e in questo momento appunto il Papa sta salutando con larghi gesti la folla. Diciamo di questa città che si è trasformata, si è vestita a festa, tutto in ordine, tutto alla perfezione, sono scomparse le buche, sono diventate aiuole le aree sino a qualche giorno addietro, autentiche serpaglie. La visita di un Papa è tanto, anzi direi che è tutto, anche se c'è poi l'occhio del Signore, quello che vede tutto in tutti i giorni, a stabilire, a decidere dove segnare, in quale libro segnare
poi amministratore, sì, quello dei cattivi e quello dei buoni. Ora il sindaco di Catanzaro che rivolge appunto al sommo pontefice un indirizzo di saluto. Sospinge la santità vostra da un parallelo all'altro del pianeta.